Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati per la seconda sessione di questa Global Banking Forum. Per chi non avesse seguito fin dall'inizio, il Global Banking Forum è un'iniziativa di eccellenza d'impresa, vale a dire Arca Fondi, SGR, GEA, consulenti d'impresa, Harvard Business Review Italia. In questa occasione abbiamo avuto e stiamo avendo come partner scientifici, creatori di questa iniziativa assieme a noi, Prometeia e Associazione per lo sviluppo degli studi di Banca e Borsa dell'Università Cattolica di Milano. Siamo qui, siamo operativamente, tecnologicamente qui alla Borsa di Milano, nel grande salone della Borsa di Milano, l'antico salone delle grida, e tutti i nostri invece interlocutori sono naturalmente in streaming ancora per ben noti motivi. Devo ringraziare in maniera particolare il patrocinio, la Commissione Europea per il patrocinio e la stessa Borsa Italiana e naturalmente anche i nostri sponsor che sono Boston Consulting Group e KPMG. Avevo dimenticato prima, adesso faccio ammenda, il nostro media sponsor che è il gruppo editoriale Athesis e quindi come vedete una grande concentrazione, una grande alleanza per produrre questa prima edizione del Global Banking Forum. La prima sessione è stata estremamente intensa e sono emersi moltissimi spunti, moltissimi motivi di riflessione. Tra gli altri, centrale in realtà, la questione tecnologica, di cui si occuperà adesso la seconda sessione. Il tema tecnologico è assolutamente centrale, naturalmente non è l'unico nella grande trasformazione, nella grande transizione in atto, come abbiamo detto nella prima sessione, del sistema bancario e finanziario italiano, europeo, mondiale. Ci sono motivi di carattere, chiamiamolo contesto macroeconomico, la situazione dei tassi, piuttosto che non di tipo regolamentativo, di cui abbiamo sentito parlare in molti modi diversi, la capitalizzazione, la necessità di ripatrimonializzazione, ci sono motivi di tipo veramente molto diverso tra di loro, ma quello tecnologico è certamente probabilmente quello più importante in questo momento e nei prossimi anni, perché sta cambiando le regole del gioco, impone delle accelerazioni anche in funzione di quello che è successo nell'ultimo anno, ma indipendentemente alla trasformazione del sistema bancario e finanziario con i nuovi attori che entrano, i nuovi strumenti, le grandi piattaforme tecnologiche, il fintech. La variabile tempo è in realtà una variabile determinante per cercare di capire cosa succederà nei prossimi anni. Ci sono certamente anche minacce di tipo esistenziale per quelle istituzioni bancarie che non si muoveranno abbastanza in fretta e non reggeranno, diciamo, al confronto rispetto a tantissime nuove realtà. Si è sentito parlare anche naturalmente di criptovalute piuttosto che non di valute digitali, il bene e il male di cui stiamo ancora naturalmente facendo un momentino ancora i conti in una prospettiva che non è sempre chiara e lucida. Bene, passiamo allora a questa seconda sessione che sarà gestita come chairman da Angelo Tantazzi, presidente di Prometeia. Ringrazio ancora Prometeia per la collaborazione, per la partnership scientifica. Quindi Angelo, se sei qui con noi collegato, sì, vedo che ci sei, ti passo la parola per la sessione. Grazie. Grazie Enrico. Buongiorno a tutti voi. Praticamente hai introdotto il tema e c'è una distinzione, io trovo importante, tra la prima sessione e questa, che là si sono delineati alcuni elementi della cornice. Il titolo è un po', come dire, il titolo di questa sessione è Banca e Finanza nel vortice della trasformazione digitale. Il problema è che Banca e Finanza di vortici ne ha diversi, ma avessero solo quella trasformazione digitale, passi, ma c'è anche quella appunto, ad esempio, regolamentare, c'è quello dell'ambiente economico, con i tassi bassi che si protraggono ormai da tempo e così via. Una differenza che forse vale la pena di notare è che mentre nel decennio passato
il grande fattore di cambiamento è stata la regolamentazione, tutte le sue articolazioni. Oggi invece assume peso rilevante quello il discorso della trasformazione digitale. Forse oggi è più oggi, in questi anni, è il fattore chiave più rilevante, eccetera. Non è che la, diciamo così, l'evoluzione regolamentare sia scomparsa, anche prima Sabatini accennava a ondate appunto successive. Del resto, quando esistono determinate strutture hanno anche ragione di vita, non solo per, diciamo così, un suo, loro rilievo sociale, ma anche per un rilievo emotivo. C'è una differenza però fondamentale tra quella che è l'evoluzione regolamentare e quella tecnologica, perché nell'evoluzione regolamentare, tutto sommato, è un mondo abbastanza chiaro, dice cosa devi fare, come lo devi fare e con quali tempi lo devi fare. La trasformazione digitale è un contesto molto più incerto, molto più incerto, molto più rischioso, dove appunto occorre individuare la propria strada per appunto sopravvivere. Da questo punto di vista ci sono due situazioni che sono state dette, nella sessione precedente. Una dal presidente stesso, che ha detto che ogni banca deve individuare un proprio percorso e una propria meta. Ci sono strategie diverse, ricordate anche il professor Lusignani, non c'è una scelta, non c'è una scelta unica. Questo in funzione del fatto che poi ogni istituzione finanziaria è diversa e ogni istituzione finanziaria deve cercare la propria miglior risposta strategica di fronte appunto a questo contesto. Questa sessione ritengo sia molto importante in funzione del fatto che le persone qui chiamate a intervenire sono persone che, come si suol dire, sono in trincea, no? Prima c'erano degli osservatori, ecco, che parlavano sul contesto, e voi invece, voi tutti siete in trincea, cioè siete coloro che stanno sperimentando, stanno cercando appunto con le difficoltà, con i rischi appunto di questo momento, un proprio percorso volto a sopravvivere, volto a crescere e così via. L'ordine degli interventi a questo punto è, ve lo dico per, così, per informazione, è Goitini, poi Nicastro, Losito, Rocco, Sella e Cotroneo. Quindi Elena, a te la parola. A me. Mi dicono che c'è un problema in questo momento tecnico con Goitini, per cui vediamo se riusciamo a risolverlo, ma ti inviterei ad andare al successivo, grazie. Roberto, vabbè, allora inizi sì. Io non sento quello che dice Roberto, eh. Allora, non sentiamo neanche noi. Roberto, ecco, adesso ti sentiamo, Roberto. Come sessione tecnologica non c'è male, ecco, da questo punto di vista. La tecnologia è il driver, questo è evidente. È il driver, che ti butta nel burrone, però. Invece. Bene, Angelo, quanti minuti? Scusa, giusto per... Ma sono 10-12 minuti e poi c'è un giro finale di qualche battuta, ecco. Insomma. Perfetto, va benissimo. Diciamo che tu hai evidenziato in maniera molto molto chiara quanto complessivamente si operi tutti in un mare in tempesta, un mare che obiettivamente però offre davvero delle opportunità affascinanti. Lo dico un po' da vecchio bancario che ha trovato nel fintech opportunità assolutamente formidabili di allestire in tempi rapidi e a basso costo dei servizi davvero nuovi, davvero molto molto crisp, molto molto distintivi per il cliente, e questo obiettivamente per me è stato anche un po' una sorpresa quanto in fondo in pochi mesi riesci, partendo ex novo, scevro dalle classiche problematiche di legacy, con architetture tecnologiche native cloud, con il supporto di partner giusti dal punto di vista anche del meccanismo architetturale complessivo, riesce in tempi rapidi a fare delle cose che quando le vedevo, diciamo, dall'interno della banca tradizionale invece tipicamente richiedevano investimenti enormi e
e tempi anche molto molto lunghi. In effetti oggi questa ondata fintech è un'ondata che è molto anarchica, un'ondata in cui si vedono combinazioni, ricombinazioni di elementi, ma gli elementi in qualche modo comuni alle varie iniziative in fintech sono quelle di sviluppare una user experience assolutamente nuova, assolutamente distintiva, di farlo con una leva tecnologica importante, che sia cloud, che sia intelligenza artificiale, che sia architetture nuove, e tendenzialmente con un approccio di grande trasparenza. L'effetto netto è che in tempi rapidi, a costo basso, riesci effettivamente a mettere di fronte al cliente soluzioni assolutamente superiori. E da questo punto di vista invito chiunque a dare un'occhiata al TripAdvisor dei servizi, che è Trustpilot, ce ne sono anche altri peraltro, ma Trustpilot è un buon esempio, e si vede come la clientela oggi sta esprimendo i clienti che hanno provato servizi fintech esprimono un grado di soddisfazione che è materialmente superiore a quella tipicamente espressa dal cliente, diciamo, di una banca tradizionale. Naturalmente la sfida per il fintech è quella di andare a prendersi poi i clienti, e la banca è esattamente nella posizione opposta. E non a caso molto spesso si vedono a un certo punto delle alleanze e delle combinazioni di servizi, sinergiche tra banche e fintech, proprio perché oggi come oggi tendono a portare due cose diverse. Se vogliamo fare un paragone con il mondo che a questo punto, gioco forza, tutti abbiamo dovuto conoscere meglio, che è quello della farmaceutica, è abbastanza impressionante vedere come nei 12 mesi passati le grandi innovazioni dal punto di vista dei vaccini e RNA messenger le hanno portate delle startup. Uno pensa a BioNTech, uno pensa a Moderna, e poi il caso forse di maggior successo dal punto di vista di scalabilità, dal punto di vista di produzione distributivo, che il caso Pfizer-BioNTech, almeno nella lettura di oggi, ha portato a un certo punto ad una combinazione, ad un'alleanza, no? Tra un operatore che chiameremo, tra virgolette, incumbent, old economy, e una startup nuova. In questo contesto, quello che abbiamo cercato di fare con Aidexa è stata quella di sviluppare un operatore fintech esclusivamente dedicato ad un segmento di clientela, quello delle partite IVA, quello delle piccolissime imprese. Un segmento fatto di attori piccoli, ma non un segmento piccolo, visto che dentro ci stanno qualcosa come 7 milioni di operatori e ci passa circa metà del PIL. Cosa abbiamo cercato di fare in questa prospettiva? Beh, quello di partire da un problema. Il problema è quello della scarsità di tempo dell'imprenditore. Il piccolo imprenditore è tipicamente travolto nella quotidianità da mille e più cose da fare. Imprenditore che obiettivamente guarda al servizio finanziario come un qualcosa che deve essere puramente strumentale, il suo business è un altro, e quindi lui il servizio finanziario vuol poterlo ricevere in tempi rapidissimi, in modo molto molto semplice, in maniera tale quasi da non doverci pensare sopra. E da questo punto di vista abbiamo visto come il fintech in giro per il mondo, in questa ondata più recente, molto focalizzata sulle piccole imprese, sta consentendo su più fronti di offrire prodotti che si distinguono per semplicità, che si distinguono per rapidità, per trasparenza, per sicurezza. Quindi, per esempio, come Aidexa, la cosa che abbiamo fatto è stata, come primo prodotto, di mettere sullo scaffale un prodotto di instant lending che in circa 10 minuti e senza burocrazia dà la risposta creditizia al cliente. Risposta che può essere positiva come negativa, naturalmente, ma la cosa nuova effettivamente sono i 10 minuti. Cosa nuova è poter dare in 48 ore i quattrini sul conto, e quindi effettivamente col vantaggio del risparmiare tempo per l'imprenditore, visto che la cosa si confronta con una tempistica media di 3-6 settimane come, diciamo, tempistica tipicamente offerta dagli operatori tradizionali. Come si fa questo? Si fa grazie a nuove tecnologie. Si fa grazie ad un uso
massiccio di intelligenza artificiale che vediamo come qualcosa che non sostituisce l'intelligenza creditizia tradizionale, ma la integra, un elemento che va ad arricchire alla fine la relazione con il cliente, ma che permette effettivamente tempistica molto rapida e possibilità di essere efficienti anche su tagli piccoli che in un contesto più tradizionale diventano meno economici. Naturalmente utilizzare intelligenza artificiale in un contesto fintech significa però anche cercare di coniugare questo con momenti anche di maggiore fisicità per garantire che poi sia in fondo il cliente a decidere che tipo di servizio vuole. Da questo punto di vista quindi abbiamo anche introdotto nello schema complessivo di servizio dei business banker che in video sono a disposizione del cliente per aiutarlo nei passaggi più complessi della relazione, nei passaggi più complessi della transazione. E peraltro non ci affidiamo oggi interamente all'intelligenza artificiale per le previsioni creditizie. Ancora per un periodo lungo a piacere, e naturalmente andiamo a fare N prova del 9 con modalità molto più tradizionali, certezza o nella forte consapevolezza che nel tempo lo scoring di per sé potrà essere in gran prevalenza o esclusivamente l'elemento chiave su cui la decisione creditizia viene assunta, ma anche nella comprensione che per questo ci vuole del tempo. PSD2 Open Banking obiettivamente è un fattore abilitante estremamente importante. Credo che quando guardiamo anche al modo con cui l'Europa sta approcciando la regolamentazione dal punto di vista delle tematiche nuove, si vedono dei passaggi estremamente eterogenei. Ci sono fronti, uno pensa sicuramente al GDPR, poi possiamo parlare di intelligenza artificiale, in cui c'è una sensazione di eccesso di regolamentazione. Un fronte come la PSD2, obiettivamente dobbiamo dire che l'Europa è il regolatore l'area mondiale che è più avanti dal punto di vista di disciplina, al punto tale che l'open banking grazie a questo sta spingendosi in Europa verso fronti, verso dimensioni che in altre parti del mondo ancora non si sono viste. Open banking che è peraltro un po' a metà del guado, specialmente se vediamo l'esperienza italiana, in quanto da un lato sicuramente il sistema bancario ha affrontato in modo inizialmente corretto il tema, con grande attenzione a garantire un certo tipo di compliance. Oggi forse siamo in grado di fare dei primi bilanci a questo punto, circa un anno e mezzo dall' avvio di PSD2 anche nel nostro paese. Obiettivamente dobbiamo dire che purtroppo però circa metà del sistema bancario non è ancora davvero compliant, e questo obiettivamente sta ingenerando qualche difficoltà nello sviluppo pieno dell'open banking, che pure è così importante sia per beneficiare la concorrenza, ma anche addirittura per permettere di uscire meglio da un fronte come PSD2. Quindi l'auspicio forte è che ci sia forte attenzione e spinta su garantire piena compliance, proprio perché altrimenti una riforma potenzialmente importante nata in Europa, arrivata anche in Italia, rischia di non avere effetti importanti e positivi a beneficio dell'economia e della collettività, come invece tutti quanti ci aspettiamo. Grazie Roberto. Signora Losito. Ecco, Angelo, solo una notazione prima di dottoressa Losito. Sembra che stiamo riconnettendo Elena Goitini, quindi successivamente sarà possibile anche sentire anche lei. Va bene, dottoressa Losito, prego. No. Sì. Buongiorno a tutti. Sì, sì. Mi sentite? Sì. Meno io, sì. Bene. Buongiorno a tutti. Sono contenta di essere qui con voi e di portare il punto di vista del wealth management, che è un'area strategica ormai di tutte le banche,
e rappresenta la principale attività di Pictet insieme all'asset management. Per dare un'idea dell'importanza del settore, in Italia supera i 900 miliardi di il titolo della sessione è appunto la trasformazione digitale, nuovi protagonisti e nuove organizzazioni. Quindi il mio intervento si focalizzerà su questi due punti nel wealth management. Partiamo dall'organizzazione. Come i consulenti strategici ci insegnano, per partire dall'organizzazione bisogna partire dal cliente. Il cliente nel wealth management è molto cambiato. Per fare un confronto, 20 anni fa era un cliente prevalente, anzi direi esclusivamente uomo, con un'età superiore ai 65-70 anni, con un approccio esclusivo sull'investimento obbligazionario che da solo riusciva comunque a dare dei rendimenti soddisfacenti e direi piuttosto lineare one-to-one con il bank. Oggi sappiamo che la ricerca di rendimenti è molto più complessa. I clienti sono uomini e donne, sono clienti nel wealth management di tutte le fasce di età, iniziamo anche clienti di 30 anni. Per cui la relazione one-to-one banker-cliente è superata da modelli di team, anche perché parliamo di nuclei familiari sempre più sofisticati, sempre più evoluti e con un approccio più da cliente istituzionale che non da cliente retail, mentre invece diciamo, possiamo dire che 20 anni fa erano dei clienti retail con patrimoni un po' più rilevanti. Quindi l'organizzazione è diventata più complessa perché abbiamo di fronte dei clienti più esigenti e più sofisticati e il digitale certamente aiuta a semplificare la complessità, aiuta ad affrontare, quindi ad offrire anche una piattaforma di multicanali nella relazione tra i gestori e tra i clienti. Possiamo dire che stiamo facendo una ricerca in Pictet interna su Next Generation, quindi sulle generazioni più giovani, su cosa si aspettano. Io devo dire ero con un pregiudizio piuttosto forte, pensavo che fossero esclusivamente interessati al digitale, quindi ad una relazione priva di contatto umano. Invece, insomma, i primi risultati della ricerca ci dicono che è importante, la piattaforma è fondamentale, qualcuno ha parlato di minimo sindacale, quindi è assolutamente fondamentale, ma la relazione rimane importante proprio perché c'è una complessità più elevata da gestire rispetto magari a un sistema di pagamento o altre forme, diciamo, di servizio che la banca offre. Per cui per quanto riguarda abbiamo detto l'organizzazione, il secondo punto sono i protagonisti. Allora, abbiamo detto che i clienti sono più giovani, sono di tutte le fasce di età e qualcuno parla del più grande trasferimento di ricchezza nella storia dell'umanità che avverrà nei prossimi 10-15 anni per un fattore essenzialmente demografico. I dati sull'Italia parlano di un trasferimento di ricchezza di circa 3,6 trilioni di euro, per cui era quasi il 40% della ricchezza complessiva del paese. E per cui ci saranno appunto sempre più, tra l'altro sempre più clienti donne, sempre più clienti giovani vedendo cosa c'è invece da quest'altra parte della banca, un dato dei consulenti finanziari in Italia sono quelli che hanno meno di 30 anni sono il 2% del totale, quelli che hanno meno di 40 anni sono l'11% del totale. Allora, per darvi un dato, in Pictet oggi i consulenti che hanno meno di 30 anni sono il 20% del totale, quindi noi lo riteniamo un elemento strategico quello anche di avere più giovani nei nostri team. Penso che ci sia un ritardo nel sistema bancario perché appunto il 2% dei consulenti finanziari sotto il 30 anni e l'11% sotto i 40 è da più parti stato segnalato come un forte ritardo. Quindi i clienti sono più avanti in questo momento da un punto di vista di trasformazione e di cambiamento, e, per cui direi che appunto la conclusione è che la ricerca, il digitale nel wealth management è fondamentale ed è strategico,
ma non basta se dall'altra parte non c'è anche un rinnovamento in termini di competenze, un rinnovamento in termini di modelli organizzativi e un rinnovamento anche in termini di appunto, de demografia delle persone di chi ci lavora. Grazie. Grazie, dottoressa Rosita. Allora, Elena, ci sei? Sì, ci sono. Va bene, Ciao grazie. Angelo, Allora, ben trovato. grazie. Allora, vuoi intervenire? Ma sì, allora innanzitutto mi scuso per questi problemi di connessione, la tecnologia dovrebbe essere per definizione amica, invece oggi è diventato un ostacolo, no? Però sono contenta di essere qua, grazie per l'invito. Elaborare attorno al cosiddetto concetto di centralità del cliente è un qualcosa che non è facilissimo, perché diciamo che di centralità del cliente si parla spessissimo quando si parla di strategie, diciamo, sia nel banking, ma lasciatemi dire in generale un po' su tutti, in tutti i settori, in particolare con il retailer. La cosa complicata è un po' quello di capire come facciamo a mettere questo cliente al centro delle cose che facciamo e potenzialmente come facciamo a mettere il cliente al centro, del ripensamento dei modelli, in particolare all'interno della banca. Un po' attorno a questo concetto che vorrei elaborare le mie considerazioni a supporto di questo tavolo virtuale. Ma allora, mettere il cliente al centro significa soddisfare il cliente sempre, e questo sempre noi lo battezziamo, sempre significa nei momenti che per lui sono importanti, in quelli che chiamiamo un po' i momenti della verità. Allora, questa filosofia di fatto la interpretiamo in maniera molto concreta su tre dimensioni: organizzazione, tempi e bisogni. Io su queste tre dimensioni volevo condividere con voi qualche riflessione, un po' alla base anche di quello che facciamo all'interno di BNL BNP Paribas Italia. Allora, sulla dimensione, sulla prima, l'organizzazione, è chiaro che l'organizzazione deve essere costruita partendo dalle logiche e dal punto di vista del cliente. E questo significa provare a costruire un'organizzazione che segua il cliente nel viaggio che lui fa all'interno dell'azienda. Sulla dimensione tempo, è chiaro che i tempi devono essere quelli del cliente, quindi organizzare un'azienda sulla base dei tempi dettati dal cliente, il come si fa, lo vedremo fra un attimo. E la terza, sulla quale elaborerò un pochettino di più, provando a richiamare l'importanza di non solo soddisfare i bisogni espressi, ma cercare di capire come investighiamo bisogni latenti, cercando di farli emergere, è il punto che mi interessava di più di portare attorno a questo tavolo. Partiamo però dal primo, allora, organizzazione. Ma noi di fatto in un'ottica organizzativa la centralità del cliente l'abbiamo portata dentro ripensando l'organizzazione non più per funzioni ma tra funzioni. E quindi è una piccola preposizione, no? Tra, che di fatto cambia però l'approccio dell'organizzazione stessa. È un principio cardine sul quale stiamo ripensando il nostro modo di organizzarci all'interno, promuovendo quella che ormai in maniera un po' anche, lasciatemi dire, super utilizzata, viene chiamata questa cultura agile, no? E nel farlo stiamo davvero impostando l'organizzazione sulla base di quelli che sono i viaggi all'interno della banca. Per cui lo facciamo end-to-end, quindi prendendo il cliente dal momento in cui fa emergere questo bisogno o facciamo emergere insieme a lui questo bisogno e lo conduciamo fino in fondo. Un'organizzazione che di fatto stiamo ripensando in una logica per tribe, quindi per singolo giorno, lo abbiamo fatto ripensando completamente l'interazione del cliente con la banca sotto forma di 30 viaggi, e su questi 30 viaggi abbiamo riorganizzato le nostre attività a livello sia di direzione generale e di fatto di interfaccia di questa direzione generale con il territorio, che poi di fatto è l'interfaccia primaria di interazione con il cliente. Sui tempi, ma i tempi, far diventare i tempi della banca quelli dei clienti è probabilmente la sfida più complicata.
Questo passa attraverso la capacità di riuscire a integrare la tecnologia nel potenziare la relazione. E su questo stiamo lavorando moltissimo, sfruttando le nuove tecnologie che di fatto aiutano da questo punto di vista. Io sono sempre più convinta che noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per potenziare la relazione e non per sostituirla. E questo passa attraverso la capacità che abbiamo di integrare la tecnologia all'interno della relazione, avendo contezza di alcuni momenti di interazione che rimarranno dei momenti ibridi. Qua la grande trasformazione digitale che di fatto è stata accelerata dal Covid o comunque dalla modalità con cui ci siamo organizzati per reagire alla pandemia è sicuramente d'aiuto. Moltissimo rimane da fare perché altri diciamo competitor fuori dal settore bancario hanno definito un livello di aspettativa molto molto alto. Arrivo all'ultima dimensione dopo organizzazione ai tempi, che è quella dei bisogni, su cui volevo elaborare, diciamo, facendo riferimento al come ci siamo mossi e come ci stiamo muovendo, per mettere il cliente al centro. Ma allora, grazie alle nuove tecnologie, oggi disponiamo di tutta una serie di informazioni e di dati che ci permettono di analizzare il cliente sicuramente da un punto di vista sociodemografico, ma di integrare questa conoscenza anche, ad esempio, con input su tutto ciò che è la sentiment analysis, no? E quindi riuscire ad interpretare stati d'animo, paure, soddisfazioni, insoddisfazioni. Ecco, l'enrichment del dato che ci permette di combinare a quella che veniva fino a qualche anno fa considerata la parte più interessante, no? Quella del come si comporta, ma non solo, integrare questo aspetto qua anche con l'analisi dei sentimenti ci mette in condizioni di riuscire a promuovere una segmentazione a priori che di fatto mi permetta di avere dei cluster di clienti. Noi chiamiamo personas, che sono poi degli archetipi rappresentativi di cluster di clienti con caratteristiche sociodemografiche, comportamentali, ma lasciatemi dire anche aspirazionali comuni. Sulla base di questo è chiaro che mi diventa più facile provare a combinare rispetto a questi cluster delle combinazioni di proposizione di valore che mi permettano di essere più efficace nel fare cosa? Nel mettere il cliente al centro della proposizione che faccio. Perché è così importante? Vi porto qualche dato statistico che aiuta sempre, un riferimento a una lettura che ho fatto recentemente, il Next Big Thing di Higham. Ma allora, qua i numeri che mi ero annotata sono: il 57% degli italiani cerca la personalizzazione delle offerte. Quindi più della metà cerca, è proprio attivamente alla ricerca di una personalizzazione nelle offerte qua to court, non parlo di banking. Il 30% dei millennial si aspetta che quando entrano in un negozio, il negozio li riconosca e customizzi l'esperienza che fanno in quel negozio, in linea con esperienze precedenti. E sappiamo quanto i millennial costituiranno il cliente di domani, semplicemente per una questione ciclica. Il 73%, e qua arrivo al banking, dei fruitori di servizi bancari, il 73% si aspetta una consulenza super personalizzata. Questi numeri rendono chiaro qualcosa che potenzialmente sappiamo già, è che dati e modelli per interpretare questi dati diventano una competenza chiave, una risorsa centrale nel processo competitivo. Allora, è chiaro che molto spesso, e secondo me erroneamente, portiamo l'attenzione sulla tecnologia, dove invece l'attenzione e la sfida sta nella capacità di avere le skill giuste per riuscire a fare quel processo di ibridazione, passatemi questo termine che è brutto, però di integrazione della tecnologia all'interno di quello che è un modello di servizio, in questo caso molto basato sulla relazione, come correttamente diceva la dottoressa Losito prima, ad esempio all'interno del mondo welfare e private, e di conseguenza estremamente importante.
più informazioni riusciamo ad elaborare sui clienti, più riusciamo a giocare in maniera anticipatoria sui mercati. Quello che facciamo a livello di BNL BNP Paribas Italia è lavorare, o meglio utilizzare, queste personas. Ne abbiamo 12 per quanto riguarda il mondo del retail e circa 6 per quanto riguarda il mondo del private banking. In termini concreti, che cosa ci hanno aiutato a fare? Quindi i risultati che abbiamo ottenuto rispetto a questo investimento: da una parte, stavo a dire, una conoscenza migliore e soprattutto una conoscenza spinta a priori del nostro cliente, una capacità di impostare una strategia di comunicazione che facesse leva proprio sulle cose che di fatto erano importanti per lui, e da ultimo l'utilizzo di argomenti interessanti all'interno della proposizione di valore. E lasciatemi dire una cosa che sembra banale, ma alla quale io attribuisco tantissima importanza: la scelta di parole adeguate per interagire con lui. Esistono parole che sono oggettivamente parole estremamente efficaci con alcune tipologie di clienti, con alcuni cluster, ed altre che lo sono decisamente meno. L'obiettivo finale di tutto sto ambaradan del mettere il cliente al centro è quello di riuscire ad avere sempre più clienti soddisfatti, ma non solo, sempre più clienti che si innamorino e diventino a questo punto sponsor o advocate della nostra azienda. È un po' l'obiettivo che abbiamo, è uno potenzialmente dei KPI più importanti sui quali stiamo elaborando anche il nostro prossimo piano industriale. Mi taccio, Angelo, e ti ripasso questo quale, rimanendo a disposizione naturalmente del... Grazie, Elena. E allora, Ignazio, per intervenire. Grazie Angelo e buongiorno a tutti, grazie per avermi voluto qui con voi oggi. Le prime osservazioni che vorrei fare sono che c'è il 2020, con tutte le disgrazie, le rotture di scatole che ci ha portato, ha anche però mostrato una vitalità delle piccole, piccolissime aziende italiane di cui parlava Roberto, che sono anche quelle con cui lavoriamo noi, una vitalità nella trasformazione digitale, forse insospettata. Quest'anno moltissime piccole e piccolissime aziende italiane hanno cominciato, magari un po' forzate dalla necessità, a digitalizzarsi un po' in tutti i sensi. Ora magari faccio qualche esempio di in quale senso. La cosa a cui noi siamo più vicini è chiaramente il modo in cui chiedono credito. Quest'anno abbiamo avuto quasi 30.000 domande di finanziamento, quest'anno intendo nel 2020. Per le aziende il fatto di poter fare una domanda di finanziamento in un minuto e avere una risposta istantanea in 3 giorni è entrata un po' nell'uso quotidiano. Considerate che 30.000 domande di finanziamento rispetto alle imprese che possono utilizzare il nostro tipo di finanziamento, che potevano utilizzarlo nel 2020, è il 3% di tutte le aziende che potevano utilizzarlo in Italia. Ma vorrei andare un po' al di là. Questa vitalità non riguarda solo l'utilizzo di un prodotto come Credimi. Noi l'anno scorso abbiamo erogato quasi 700 milioni di euro, ma se sommiamo anche quello che hanno fatto gli amici di Borsa del Credito, quelli di Working Voice, quelli di October, quelli di Aidexa, noi arriviamo in Italia a più di 1 miliardo di euro erogato a piccole e piccolissime aziende su canali completamente digitali, in forme, diciamo, simili a quelle che vi ho descritto avvengono in Credimi. Se noi prendiamo questo 1 miliardo di euro e andiamo a vedere quanto è il numero in Germania, è infinitamente più piccolo, in Francia è infinitamente più piccolo, in Spagna è infinitamente più piccolo e anche in Olanda, e penso che questo numero da solo faccia, non dico la metà dell'Unione Europea, ma giù di lì. Quindi l'Italia, le imprese italiane, hanno dimostrato una capacità di abbracciare strumenti nuovi e di cambiare modo di richiedere il credito, di utilizzare il credito, che ha pochi uguali in tutto il resto dell'Unione Europea. Però i segni di vitalità non finiscono qui. Ci sono altri due aspetti importanti. Intanto le imprese non stanno solo chiedendo il credito in modo digitale.
Le imprese piccole e piccolissime hanno deciso di digitalizzarsi, di cominciare a utilizzare l'e-commerce, di cominciare a utilizzare la multicanalità, nel senso che diceva Elena, di cominciare a rinnovare i propri negozi, di cominciare a fare CRM con una velocità che va molto al di là di quella che noi qui a questo tavolo possiamo pensare. Noi abbiamo fatto un'indagine su 1.800 piccole aziende italiane che ci hanno detto che per il 20-30% di queste aziende la digitalizzazione, l'e-commerce, iniziare a servire i clienti in modo diverso è di gran lunga l'investimento più importante che faranno nel 2021. Interessante il fatto che più erano piccole le aziende e più questo dato assumeva importanza. Interessante che è un investimento più grande, molto più importante come priorità di quello che ha l'investimento in macchinari o in beni fisici. Le aziende stanno anche cominciando ad abituarsi al fatto che nel digitalizzarsi e nel cominciare a vendere su altri canali, i servizi finanziari saranno sempre più inclusi o, come si dice con inglesismi, che bisogna evitare, giustamente, come dice Draghi, embedded, no? La finanza incorporata, chiamiamola così, che a me piace l'autarchia. La finanza incorporata nelle altre transazioni è un fenomeno sempre più importante. A parte la cosa abusata come esempio che è Amazon fa lending, voi in realtà vedrete sempre di più che entità come Shopify, come Stripe, inizieranno a offrire servizi di finanziamento totalmente incorporati nelle transazioni che fanno loro. Scusate se cito un po' di dati, ma un'altra cosa che a me ha colpito molto è che vedere lo speso di carte di credito delle piccole imprese di uno dei due grandi circuiti, non faccio il nome, per la parte di card not present, già per il 65-70% relativo a Amazon e acquisto di pubblicità digitale. Io sapevo che stava crescendo, ma non mi aspettavo crescesse così tanto. Ricordiamoci che 14.000 aziende italiane, piccole e piccolissime aziende italiane, sono già su Amazon. Se voi cercate prodotti gastronomici italiani su Amazon, trovate una quantità di piccoli brand che stanno iniziando a utilizzare questi marketplace. Altrettanto forte il trend verso Alibaba e via dicendo. Infine, un ultimo segno di vitalità. Se osserviamo un attimo cosa sta facendo il fintech, cioè come sta funzionando anche da un punto di vista di efficienza e robustezza, io vorrei ricordare due numeri importanti. Primo, le aziende fintech italiane, quando finanziano le aziende, e ripeto, non parlo solo di noi, ma anche dei colleghi, diciamo concorrenti o colleghi, io li vedo più come colleghi che concorrenti, come Edexa, Borsa del Credito, October, Working Voyage. Noi parliamo di prezzi alle aziende che stanno tra il 5 e il 10%. Aziende anche piccolissime e molto rischiose. Invito tutti a confrontare questi prezzi con i prezzi dei player più blasonati come Cabbage o come Iwoca o come quelli inglesi o americani, perché troverete tassi del 35-45%. Quindi il nostro, diciamo, piccolo e provinciale fintech italiano dimostra una capacità di fare volumi molto grandi, con prezzi molto più bassi, molto di più dei suoi omologhi stranieri. Il controllo del rischio di credito, giusto per citare un esempio nostro interno che conosco bene, noi facciamo factoring, abbiamo fatto factoring per 4 anni, senza nessuna garanzia dello Stato. Le nostre perdite su crediti, che si diceva sarebbero state gigantesche, saremmo stati sommersi dalle frodi, dai delinquenti e via dicendo, sono lo 0,8% dopo un anno che ha visto una crisi economica tra le peggiori del secolo. Cito il factoring perché, come tutti voi sapete, siete esperti, il factoring mostra le sue perdite subito. Quindi se c'è un problema emerge dopo 3 mesi. Lo 0,8% con una squadra di lending che era, diciamo, adesso è di una decina di persone, all'epoca era di 6 full time equivalent. Quest'anno viaggiamo a 1.000 domande di finanziamento a settimana, quindi raggiungeremo le 50.000 domande dell'anno. Io credo che tutti questi segnali mostrano che il fintech, in quanto a migliorare la vita, perché a quello serve la tecnologia, a migliorare la vita, se no non serve a niente. Come dice Elena, non è importante di per sé. Tecnologia è importante perché migliora la nostra vita, l'ha sempre fatto, da quando esiste l'umanità. E
e FinTech deve servire a quello. Il suo ruolo lo sta giocando in Italia. Credo anche che c'è però un problema importante che dobbiamo superare in Italia e in Europa, e non penso che lo abbiamo ancora superato, che è un concetto di promozione della concorrenza. Penso che abbiamo un sistema di norme, non solo quelle diciamo delle banche centrali, ma un po' tutte le norme europee, che sono disegnate, non voglio dire esplicitamente o intenzionalmente, ma che di fatto sono disegnate in modo tale da sfavorire moltissimo la crescita dei piccoli intermediari. Penso che ora che facciamo una riflessione seria su questa cosa, perché non credo che, per fare un esempio, un operatore come noi, che ha meno di 70 dipendenti, vive con 43 politiche di regolamento dei rischi, con 135 relazioni scritte annue e con controlli di primo, secondo e terzo livello, con bilanci certificati ovviamente, con un collegio sindacale strutturato come non voglio dire quello di una banca, ma quasi con tutte le stesse norme che si applicano alle grandi banche. Principio di proporzionalità previsto dall'ordinamento viene applicato in una maniera solo molto molto parziale. Come conseguenza, i piccoli intermediari hanno costi di compliance che la Banca d'Inghilterra ha stimato essere tra le 10 e le 100 volte superiori a quelli dei grandi intermediari. Quindi, piuttosto che il rischio di arbitraggio regolatorio di cui si parla tanto nelle conferenze, o il rischio del fintech che non esiste, perché non c'è alcun arbitraggio regolatorio, noi siamo soggetti, come tutte le aziende fintech, esattamente alle stesse norme di una banca, credo che il grande rischio che corriamo è di prendere questa vitalità italiana, che ci vede all'avanguardia in questo settore qui, e distruggerla completamente con una serie di carichi, pesi, adempimenti che rendono francamente molto difficile riuscire a continuare a crescere e a sviluppare nuovi prodotti come un piccolo intermediario dovrebbe fare, come una piccola azienda fintech dovrebbe fare, perché questo dovrebbe essere il ruolo del fintech, quello di introdurre prodotti diversi. È molto difficile farlo in Italia e in Europa con questo sistema normativo. La conseguenza è che rischiamo una emorragia continua, che già c'è, di talenti verso aree come la stessa Gran Bretagna, che non è vero che sia fuori dal fintech, continua ad attrarre molte aziende dal fintech, siamo di continuare ad avere un'emorragia di talenti verso aree che vedono più il fintech come un fattore di sviluppo e meno il fintech come un rischio. Ignazio, passare da riprendere, speriamo di avere il tempo, alcune delle considerazioni che hai fatto. Pietro Serra. Buongiorno a tutti, ciao Angelo. Allora, gli argomenti sono stati trattati quasi tutti, hanno a che fare con la trasformazione indotta dalla tecnologia sul nostro mestiere. Io riparto da quanto, riprendo il filone principale, che è quello sviluppato da Elena Goitini, perché riguarda alla fine servire la clientela. Noi abbiamo una questione di allocazione efficiente delle risorse per l'attuazione delle intermediazioni finanziarie, ma alla fine serviamo qualcuno. E il primo tema di rilievo è certamente l'esperienza del cliente, quindi ed è lì che si gioca il grosso della differenza, per quello che è il cosiddetto customer journey, i viaggi citati. Allora, in realtà è la trasposizione digitale di quello che è sempre accaduto. In passato, al di là del prezzo, le banche si facevano concorrenza su come servivano il cliente, come si trovava con una banca, alla fine la capacità della banca di risolvergli i problemi, di curarlo, faceva per lui la differenza. C'era un limite geografico. Ma nel mondo digitale questo si traspone paro paro. E per evitare però di dire cose banali, a cosa mi riferisco? I dati dell'e-commerce nel 2020, citati un po' per altra via da Ignazio. Nel 2020 l'e-commerce è cresciuto, erano tutti a casa bloccati, è quasi raddoppiato. Non è arrivato a raddoppiare, ma tra 60 e l'80% di ricorso all'e-commerce è cresciuto. Qual è stata la crescita dei siti di e-commerce italiani, del transatto su siti di e-commerce italiani? Meno 5%.
E qual è la differenza? È che man mano che abbiamo iniziato a fare e-commerce, alcuni di noi lo già lo facevano, per alcuni è stato un momento nuovo, dice, va bene, sono bloccato a casa, cosa faccio? Compro online. E allora abbiamo incominciato a vedere la differenza, e cominciando a farlo in maniera ricorrente, la user experience, il customer journey di qualcuno, pian piano ti orienti Amazon come piattaforma. Infatti Ignazio citava coloro che hanno incominciato a usare Amazon per vendere come piattaforma, ma hanno rinunciato a farlo direttamente, perché star dietro tutte le esperienze mini, che poi Amazon è molto semplice, però cura A, cura B, cura C, cura S, l'esperienza completa, alla fine preferisci usare Amazon perché il tuo viaggio, la tua esperienza, il tuo journey è ben funzionale. Allora, meno 5 contro più 80 è la differenza di cosa fa tutto il journey della clientela. E l'altro è il tema citato sempre nelle statistiche di Elena Guaitini. Fino a qualche tempo fa, con un po' di inquietudine, sto fatto che Google ci dice, capissimo che Google capiva cosa stavamo facendo, no? Quindi stavamo facendo A, ci presentava la richiesta di prima, capiva dove eravamo e ci presentava quello che era vicino, ci irritava. Adesso incomincia a irritarci il contrario, incomincio a compilare un sito web che non si ricorda che gliel'ho già detto prima, oppure comincio a entrare da qualcuno che non tiene conto di quello che ho fatto ieri, e incomincia ad irritarci. E questo elemento del journey basato sui dati, sui feed in automatico, è un elemento cruciale del cambiamento in essere, che traspone quello che faceva prima l'addetto di sportello che conosceva la clientela. Allora, cosa si traspone questo nel nostro mestiere? Cosa c'entra con la trasformazione digitale, con la tecnologia che ci è dato come tema? Allora, capita anche a noi, no? Quindi di colpo la pandemia ha fatto sì che noi siamo andati avanti mille volte, perché anche dove non era nelle nostre priorità abbiamo forzato e ci siamo resi conto che dover servire a distanza la clientela, l'esperienza dovesse essere migliorata. Allo stesso tempo per i clienti è andato avanti più veloce, quindi il gap tra quello che noi siamo in grado di erogare come banche tradizionali nel nuovo mondo, adesso mi metto un attimo il cappello banca tradizionale, e meno quello fintech che invece ha tratto vantaggio da questo, è aumentato. Quindi, pur essendo migliorati moltissimo, la frustrazione del senso di difficoltà di seguire questa sfida che la tecnologia ha portato riguarda. Allora, quali sono gli ingredienti di questo qui, che ha il titolo Customer Journey, ma sono una velocità rapidissima, perché i miei figli si irritano che il fatto che l'interfaccia non sia quella della più evoluta soluzione, la Revolut piuttosto che Facebook. Dici, ma è normale che la mia home sia diversa? Tu mi presenti una home uguale a quella della volta della settimana prima, che senso ha il tuo sito? Quindi una evoluzione rapidissima, anche evoluzione delle UX. Quando Apple cambia qualcosa o Android cambia qualcosa, in un attimo tu devi rivedere tutta l'interfaccia, se non la rivedi sei vecchio. E quindi un giovane che entra dentro dice, cos'è sta roba? Perché il quotidiano oramai è basato tutto su questo. Il primo è l'evoluzione. Il secondo è il ricorso fortissimo a tecnologie di machine learning, di cloud, che sono sostanzialmente data driven in tempo reale, che puoi ottenere con un'aggregazione continua di servizi di terze parti, perché se l'ecosistema funziona c'è sempre un sacco di gente che dice questo è da migliorare, boom, lancia il miglioramento e visto che va più veloce di me io devo saperlo integrare il più possibile. E quindi qui si arriva al dunque, cioè queste quattro caratteristiche di capacità di combinare pezzi, di uso delle tecnologie evolute, in particolare cloud e machine learning, di dati in tempo reale e questa capacità di andare veloce sono la sfida. Quindi se non si vuol far la fine come fornitori di tecnologia dell'e-commerce italiano, oddio, hai due strategie. Uno, uso le piattaforme migliori, oppure devo reagire, devo adottare qualche cosa. E qui si arrivano ai modelli organizzativi. Adesso io sono partito dal customer journey, ma puoi farlo allo stesso modo quando parli di qualcosa di puramente tecnologico, che sono i pagamenti. Business to business puro, machine to machine, è la stessa cosa. Quindi traspongo i modelli organizzativi nostri, non sono proprio adatti, perché bisognerebbe essere aperti, agili, data-driven, bisogna avere il governo della tecnologia e poi culturalmente anche cultura dell'errore necessario per avere quella velocità. Noi siamo strutturati in maniera gerarchica, siamo strutturati waterfall, spesso non abbiamo un controllo dell'outsourcing fatto in un certo modo, se abbiamo un outsourcing, non governiamo tutte le tecnologie
e se mai abbiamo qualche manager che è in grado di vedere tutto quello, non è in grado di deployarlo, per non ultimo quello che ha detto Ignazio, che condivido al 100%, posso solo rafforzarlo, la tecnologia, cioè l'impianto normativo, pur ispirato da principi corretti, non è affatto adatto all'errore, alla competizione, all'esternalizzazione che sono richieste dal mondo digitale per seguire quella velocità e quel customer journey qui sotto. E non essendo adatto, essendo concepito al meglio su modelli preesistenti, frena evidentemente l'adozione di modelli nuovi, se non altro perché ti espone al rischio giuridico legale di alcune delle scelte che sei chiamato a prendere, che talvolta sono insormontabili, perché abbiamo tutti una reputazione e non sempre chi giudica lo fa con l'occhio del reale rischio nel contesto nuovo. Quindi siamo chiamati di fatto a diverse trasformazioni, se volete una trasformazione generale che tocca alcuni elementi. Innanzitutto c'è quella del modello di business, perché poi in realtà uno degli effetti di questa cosa qui è il continua decelerazione dei ricavi e dei margini unitari da servizi esistenti. E quindi tu capisci che devi investire per migliorare il journey, ma poi devi trovare modo di farti pagare di qualcosa, e la monetizzazione associata a qualcosa che è sempre più gratuito, perché il bonifico fa la fine della fotografia nell'insieme sul lungo margine, non è facile. Quindi è necessario stabilire le proprie aree di focalizzazione, lasciando eventualmente ad altri a fornitura di alcuni pezzi. La scelta del modello di business è il primo elemento. Certamente uno dei modi per capire è la frequentazione degli ecosistemi e l'adozione dell'open innovation, perché se partecipo a dove la frontiera, dove l'innovazione emerge, almeno mi accorgo dove può portare l'evoluzione del modello. Per il modello di business, se volete, siamo in questo momento facilitati un attimo dal fatto di essere protetti e dal fatto che il mercato ingrandisce. Quindi seppure i mercati unitari scendono, l'incremento del mercato ci nasconde in parte l'erosione della marginalità. È meno pressante. Quello più pressante è il modello organizzativo, come sottolineava Elena Goitini, per riuscire a servire con quella velocità il journey della clientela, mettere il cliente al centro, è necessario organizzarsi in maniera completamente diversa. E quindi siamo abituati a organizzarsi o per fase di processo o per prodotto, ma il journey è spesso difficile da spiegarlo, perché raccorda elementi cross su cui anche le competenze non sono fatte. Quindi riorganizzare per segmento di clientela, se va bene, per persona, come è stato detto, ma soprattutto per journey, con una ownership data a chi segue il journey completamente diversa a quella a cui siamo abituati, perché bisogna consentire di agire rapidamente e di fare anche degli errori. Ovviamente è necessario che si disponga della tecnologia. La maggior parte dei nostri modelli organizzativi fa sì che il business non dispone a tecnologia allo stesso modo e il dialogo tra le due parti non consente il tempo necessario. Il passaggio all'agile risolve solo in parte se non modifichi gli assetti delle competenze e le relazioni, la tua capacità di governare la tecnologia. E poi quello più importante è quello culturale, perché come è difficile a un manager non prendere più le decisioni ma fare in modo che siano fatti errori, e siamo cresciuti 25 anni e ci è stato insegnato il contrario, e quindi è in perfetta buona fede legittimamente che ci riesce difficile farlo, e avendo un'età media più avanzata di quella dei nostri competitor, tenere il passo non è semplicissimo, perché anche io quando mi metto a fare qualcosa a cui non sono portato, un paio d'anni di errori mi ci metto prima di capirla, interiorizzarla, e quando l'ho fatto dopo un paio d'anni sarò comunque inferiore a qualcuno che invece ci è entrato dentro nativamente. E quindi una delle cose più difficili è culturalmente gestire il rischio, che quando entri in terra incognita non sai dov'è, e quindi devi essere a fianco a fianco alle strutture di controllo. Il rischio, la concezione in realtà che è una parte di quello che prima era un errore, adesso è un apprendimento, e quindi devi farlo, e se invece stai a pensare due anni qual è la soluzione giusta, la scelta giusta, non ci arrivi, è troppo tardi. E quindi questo insieme di mix operativo, e poi c'è infine la tecnologia di se stesso, perché usare le DLT comprende, come quando siamo passati a Java, insomma, programmatori Java non ce n'erano. Quindi trasformazione tecnologica, culturale, organizzativa, modello di business, insomma ce n'è per tutti i gusti, e quindi è abbastanza impegnativa. E qui la consapevolezza che le aziende digitali native, tutto questo non devono impararlo, ma ce l'hanno, rispetto a aziende tradizionali che devono trasformarsi.
E quindi alla fine l'open innovation e o corporate venture capital, a seconda di come lo si mette in campo, sono una delle poche strade che hanno a disposizione aziende più grandi, che hanno più capitale, più possibilità di investire per cercare di non farsi superare da chi è necessariamente più veloce, perché tutte queste trasformazioni non le ha da fare. Il messaggio di fondo è, ho messo più il cappello della banca tradizionale in questo intervento rispetto a quello del fintech che metto abitualmente, e in realtà è che il dialogo tra le due parti in realtà porta benefici nella risoluzione del tema della trasformazione che un'azienda tradizionale deve avere. Quindi questo è il mio contributo alla conversazione, Angelo. Spero. Grazie, grazie molto. E poi ritorniamo. Allora, ultimo intervento, Cotone, sta lei. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, cerco di riprendere un po' di passaggi perché sono state dette tante cose. Anch'io ripartendo un attimo dal cliente, che è stato detto da tutti ovviamente il punto di partenza, parlo del fenomeno fintech e poi un po' delle banche tradizionali. Allora, indubbiamente il cliente del servizio finanziario è cambiato progressivamente negli ultimi anni in maniera costante, no? Come sempre accade nei fenomeni retail, ma anche delle imprese. E indubbiamente, come è stato detto, il 2020 ha fatto un po' da gradino perché ha un po' dato una spintarella a questo cambiamento. Noi avevamo fatto un'indagine che misurava quanto post-Covid cambiavano un po' le intenzioni dei clienti, no? Per esempio i clienti retail ci dicevano che più del 35% ci diceva ma probabilmente dopo che ho fatto questa esperienza in effetti la filiale la visiterò meno in futuro, no? Semplicemente perché alcuni hanno avuto l'opportunità di farla l'esperienza, così come dicevano un equivalente numero che avrebbero usato di più le app mobile piuttosto che l'online banking e così via, no? E una cosa simile è accaduta anche per le imprese. Addirittura il 50% delle imprese affermava di avere maggiori probabilità di utilizzare servizi digitali nel banking in futuro, no? È cambiato anche, come qualcuno di voi ha detto, un po' di consapevolezza nelle banche tradizionali di cosa si può fare e cosa si deve fare. Se io guardo nel nostro mestiere all'interazione che avevamo con le banche tradizionali 15 anni fa, poi 10 anni fa, poi 5 anni fa, si è passati da uno stato spesso di denial ad uno stato invece oggi molto accelerato dal Covid di c'è da fare qualcosa e anche rapidamente, no? Quindi la trasformazione di cui si è parlato è ormai una presa di coscienza importante. Non è facile, ma bisogna farlo. E in un certo senso, se guardiamo al fenomeno fintech, anche qui lo guardiamo 15, 10, 5 anni fa, è un fenomeno ancora in crescita, dal mio punto di vista inarrestabile, e che sta anche molto maturando. Cioè, se noi guardiamo gli ultimi 20 anni, tutto l'equity che è andato nel fintech, noi abbiamo misurato una cosa intorno ai 280 miliardi di dollari. Se guardiamo quanto era seed 10 anni fa, di questo equity stiamo circa tra l'80 e il 90%. Se guardiamo oggi invece quanto seed c'è, cioè seed si intende gli investimenti in equity molto in stadi molto iniziali, no? Quando le fintech sono molto piccole, comunque le startup sono veramente delle startup, oggi questa percentuale è del 40%. Questo è molto importante, significa che il fenomeno fintech sta diventando un fenomeno scale up, sta diventando un fenomeno che cresce, che dove il numero di round, anche delle centinaia di milioni, cominciano a essere importanti, ovviamente più in Stati Uniti, in Asia Pacific, in Europa di meno, però sta succedendo anche in Europa, per cui è un fenomeno inarrestabile che continuerà a crescere e che, come è stato detto, non dobbiamo noi come Italia e come Europa perdere come treno, no? Come facciamo a non perderlo? Allora, innanzitutto, è stato un po' accennato, no? Bisogna evitare di continuare a pensare, soprattutto da un punto di vista più tradizionale, che ci sia la speranza che si debba fare una regolamentazione che protegga in qualche modo lo status quo, perché lo status quo, abbiamo visto, se cambiano i clienti, cambia il modo in cui, il motivo per cui un'azienda esiste, cioè servire i clienti, deve tenerne conto, non si può pensare di mantenere lo status quo.
Quindi la regolamentazione non deve avere quell'obiettivo, deve avere l'obiettivo di, anzi, facilitare una trasformazione di questo tipo, no? E quindi sperare che la regolamentazione venga fatta perché protegga in qualche modo uno status quo è una cosa che non ha tanto senso e addirittura ci pone come, mettiamoci un attimo, Italia e Europa nella situazione in cui addirittura verremmo poi superati da un'ondata, come vi dicevo prima, che già oggi è molto più pesante dagli Stati Uniti piuttosto che dall'Asia, no? Cioè, se io facciamo il cumulato di tutto l'equity che è andato nel fintech, quasi il 60% è USA, un 30% è Asia Pacific e un 15% è Europa. Quindi comunque è un fenomeno che non possiamo trascurare. La cosa importante è che, secondo me, il fatto che le banche tradizionali debbano trasformarsi non c'è dubbio. Ovviamente il fatto che trasformare tecnologia, capabilities e persone sia un compito difficile è evidente, no? Cioè la fintech, prima è stato detto appunto da Roberto, la cosa che mi ha stupito è poter allestire in tempi rapidi a basso costo qualcosa che alla fine serve il cliente immediatamente. Col cloud metto su delle tecnologie, è vero, costa poco e lo riesco a fare rapidamente. D'altra parte capisco anche una grossa banca con milioni e milioni di clienti che ha i suoi bei sistemi IT, la sua cultura aziendale molto gerarchica. È come se prendessimo un palazzo degli anni 20 e dico ok, lo voglio sventrare, ristrutturare totalmente, sapendo che c'ha i muri portanti, le solette in legno, non solo, ma lo voglio fare con tutta la gente che ci abita dentro, cioè i famosi milioni di clienti che stanno nei miei sistemi IT, no? Non mi viene subito di farlo in maniera semplice. Detto questo, c'è anche però un tema che la tecnologia, spesso è stato detto da molti di voi, alla fine la tecnologia e i miglioramenti tecnologici sono sempre stati nell'industria, non soltanto bancaria, no? E quindi molto spesso è una questione di investimenti, fare i giusti piani, metterci dei soldi e in certo senso farlo. La cosa più complessa è invece, è stato detto, la parte, il fattore umano, diciamo così, il fattore umano che incide sia da quel punto di vista, cioè capabilities, competenze che oggi le banche hanno bisogno per essere equiparate alle fintech, non ci sono purtroppo in grandi numeri all'interno delle banche, hanno difficoltà ad attrarli perché questi talenti vanno da altre parti e in un certo senso è importante anche che le risorse che devono interagire con i clienti abbiano anche caratteristiche nuove, no? Perché non sarà, il fintech non è tutto tecnologia self-service in cui il cliente interagisce solo con un algoritmo, sarà fortemente potenziato da questi, ma ci sarà ancora una parte di interazione umana, è stato accennato un po' dall'attraverso lo sito, no? Anche noi stessi quando abbiamo chiesto i cosiddetti prodotti che non sono quelli un po' più complessi, no? Appunto un mutuo piuttosto che un prodotto di investimento, anche lo stesso loan small business, c'è una buona parte di clienti che comincia ad andare self-service, ce n'è ancora una buona parte che vuole un'interazione umana, ma attenzione, non vuole un'interazione allo sportello, perché spesso no, il banker tradizionale ha messo insieme interazione umana con devo avere una filiale. Noi quando abbiamo fatto la domanda precisa, ma vuoi che la persona sia veramente in filiale? Il 30% ci diceva sì, cioè è interessante sapere che c'è ancora chi ti dice voglio avere la persona in filiale, vabbè, c'è, ma non è l'80%, cioè una buona 50+% diceva voglio avere un'interazione, ma che può essere in video, può essere al telefono, basta che la persona sia competente, cioè di quello di cui dobbiamo parlare, cioè questa è la cosa più importante, no? Che mi possa offrire un servizio, che mi possa dare quel quid in più che magari ad oggi solo con la tecnologia non riesco ad avere. Aggiungo a questo, si deve aggiungere tutto il discorso che si faceva prima dell'utilizzo dei data analytics, dell'intelligenza artificiale, eccetera, che è diventato ed è già oggi vantaggio competitivo enorme delle aziende a più grossa capitalizzazione oggi nel mondo, non necessariamente nel fintech, ma anche in tutti gli altri ambiti, e che quindi non può non esserlo per i temi che ci siamo detti, personalizzazione, eccetera, anche nel fintech, quindi bisogna abbracciare quest'ondata e cercare di farne tesoro in maniera che sia anche questa una fonte di vantaggio competitivo, quindi non cercare di dire è pericoloso, non è regolamentato, quindi cerchiamo di mettere delle barriere perché non accada, perché il cliente sceglie qualcos'altro e alla fine sceglierà magari la tecnologia e l'offerta proposta da qualcuno che viene fuori da quest'area di regolamentazione, ma che poi a fine soddisfa le sue esigenze. Quindi bisogna provare a fare quel passo avanti per evitare di rimanere indietro. Prima è stata citata UK, banalmente UK ha una ventina di neobanks,
andiamo in paesi europei e ne hanno una, due, questi temerari che cercano di fare una neobank in Francia, in Italia, in Germania, rispetto invece italiani che vanno in UK e magari ne fanno, esatto, come chi alza la mano qui, e invece ci sono italiani che vanno in UK a fare le loro neobank in UK, questo ci deve far riflettere molto, ecco. Ho capito, grazie, grazie. Allora, si può procedere in due modi, o vi faccio alcune domande io, oppure se avete anche tra di voi dei punti di cui volete chiedere chiarimento al collega che è intervenuto, è possibile farlo. Da parte mia inizio su un punto. È stata fatta molta attenzione, del resto era uno degli scopi della sessione, sulla, diciamo così, sulla difficoltà, sui processi di adeguamento interno, no? Organizzazione, tempi, eccetera. Volevo fare una considerazione, una domanda sull'esterno. Scusate un po' la genericità, però per capire meglio cosa sta succedendo. Secondo voi, dalla vostra esperienza, vostre sensazioni, perché poi mi verrebbe da avere dei numeri, questo cambiamento della digitalizzazione sta comportando migliore redditività o, se volete, cambiamenti nelle quote di mercato? Interesserebbe avere proprio una sensazione vostra, ecco, insomma, non ci sono numeri, non abbiamo numeri sotto mano, però se percepite qualcosa oppure è troppo presto per vedere cambiamenti di questo tipo. Io provo a rispondere io guardando le osservazioni che facciamo sulle, appunto, sul mondo delle piccole aziende. Sì. Tutti i settori che hanno una intensità più alta di e-commerce hanno mediamente dei rating migliori e crescono di più. I settori che hanno imprenditori un po' più giovani, le cose sono collegate, tendenzialmente hanno un rating migliore e crescono di più. Tutte le aziende che sono entrate sui marketplace, per definizione, crescono tanto. Quelle che vediamo essere, anche se diciamo dopo non è così semplice trovare dei pattern algoritmici, come ricorrenze, quelle che vediamo essere le aziende a maggior rischio di credito e anche a maggior rischio di frode, hanno alcune caratteristiche ricorrenti che sono aziende statiche, aziende che non cambiano, aziende che più o meno hanno lo stesso prodotto, lo stesso impostazione da 10-15 anni mutata, in cui imprenditori e imprenditrici sono un po' più anziane e chiaramente anche poi concentrate magari in settori che cambiano meno. Quindi io una risposta algoritmica e scientifica non ce l'ho, ma penso che dalla vita di tutti i giorni, diciamo da sul marciapiede, sia abbastanza evidente che le piccole aziende che stanno cambiando di più sono anche quelle che crescono di più e, sottolineo, meno rischiose. Meno rischiose. E per quanto riguarda invece il mondo bancario vero e proprio, o è troppo presto per vedere dei cambiamenti? Le quote di mercato si stanno erodendo anche abbastanza rapidamente. In realtà, ricordo, nel mondo esponenziale, se tu fai il quadrato di 0,02, fa 0,04, è sempre sotto il lineare. Il problema è che in 8 unità di tempo l'esponenziale supera il lineare. E quando l'esponenziale supera il lineare, che è tipico del digitale, tu sei che di colpo erodi le quote di mercato, non te ne accorgi. Un fenomeno simile è successo nel trading online, nella negoziazione. Io misuravo sempre le mie quote di mercato, le quote di mercato del nostro trading online su Assosim. A un certo punto vedo queste quote, dice, ma qui manca un pezzo. La somma degli operatori tradizionali dice, no, ma queste quote sono solo sugli associati Assosim, se lo fai sul totale mercato è tutto diverso. Interessante. E quanto non c'è più tra gli associati Assosim? 30%, dice, poi boh, adesso sono dati 2 anni fa, se qualcuno vuole andare a controllare. E chi ha quel 30%? Ah, sono startup olandesi.
che hanno fatto trading algoritmico e che lavorano su latenza sotto il millisecondo verso il nanosecondo e quindi tracciano mole di dati ed è una questione di tenerli dietro sugli algoritmi sulla latenza. Questo è il fenomeno più vecchio. Adesso guardiamo l'e-commerce che ho raccontato prima. Se io guardo il totale del transato da siti italiani, che ho detto è meno 5, se guardo l'e-commerce da siti italiani su siti italiani è a zero. Dice, la statistica dice, da interviste, da volumi, parla di 60%, dov'è la differenza? Piattaforme straniere. Se guardo il finanziato, secondo le regole della MiFID, tutto quello che c'è, noi un fornitore di Amazon standard non lo possiamo finanziare, perché nella catena produttiva dell'e-commerce ci sono dei soggetti che rendono disponibili alle piattaforme tutti i volumi, lo stoccaggio, quello che serve. Quei soggetti lì sono in genere startup, non sono finanziabili perché sono fuori di tutti i parametri. Chi li finanzia? Amazon, perché è l'unica che sa perfettamente che il rischio è pari a zero, perché sa predire esattamente quanto venderà il mese prossimo delle cose che quel soggetto gli mette a disposizione. Se tu vai a spacchettare l'offerta landing di Amazon negli Stati Uniti è già grandissima, ma da noi c'è una fetta e non la vedi in nessuna statistica. Perché? Perché non è rilevato nelle varie centrali rischi, tutti i documenti. Certo. Quindi noi crediamo che le nostre quote di mercato siano costanti, ma dipende dal denominatore che andiamo a misurare. Certo. Man mano che io indago, qualunque sia l'argomento, vi ho citato tre facili, ma qualunque sia l'argomento, la somma delle quote di mercato di quello che è passato da lì, andate a vedere la somma di tutto quello che è passato da crowdfunding sul finanziamento della piccola e media impresa rispetto a quello che è dai CIB, dai corporate investment banking e via di questo passo. E sono passati quei 6 o 7 anni, a seconda della velocità di raddoppio di quella categoria di prodotto finanziario fintech, e pian piano, cioè, avendo superato l'incrocio tra esponenziale e lineare, le quote di mercato si stanno erodendo. Ma quasi su tutto, anzi tu che dirigi un'azienda che tra le altre cose fa ricerca, potresti indagare e renderci più noto il fenomeno su cosa stiamo morendo. Per fortuna la maggior parte di noi ha anche delle iniziative esponenziali e nuove fintech, quindi dalle facce ne vedo 3 o 4 davanti. Insomma. No, Pietro ha toccato... toccato sicuramente un tema e ne ha esplorato una faccia, no? Nella sua chiusura di intervento ha anche fatto intravedere quello che secondo me è il nuovo paradigma, no? E che è poi potenzialmente quello in cui ci stiamo muovendo un po' tutti, no? Se pensiamo come siamo partiti, in cui la filiale al centro del mondo è guai, non si poteva fare a meno della filiale e tutti che aprivano filiali perché il cliente interagiva con noi solo attraverso la filiale. Dopodiché abbiamo affiancato alla filiale la vendita online, no? Quindi primi. Dopodiché ci siamo spostati sull'e-commerce. Ora, la prossima frontiera è proprio quella di un ecosistema che di fatto integri, che di fatto non consideri competitors o quelli che sono in grado di fatto di farci intravedere quella che è l'opportunità, no? Quindi la capacità di riuscire a davvero pensare la banca come una piattaforma che di fatto ci metta in condizioni di integrare partners, io mi spingo a dire anche su settori non affini, no? Proprio anche fuori, e a far funzionare questo ecosistema portando ciò che di fatto noi abbiamo come valore distintivo e core all'interno di questa piattaforma è un po' quello che stiamo potenzialmente facendo tutti, perché è molto vero quello che stava dicendo Pietro. Aggiungerei un pezzettino in più: è difficile generalizzare, dobbiamo andare e riflettere su quella parte, sulle diverse tipologie di business all'interno del banking, no? Riprendendo quella qua rappresentata dalla dottoressa Losito, è chiaro che su private banking e wealth management il potenziamento che la tecnologia mi dà, sia con riferimento alla remotizzazione della consulenza, sia con riferimento alla possibilità di enrichment dei data, è qualcosa di esponenziale che potrebbe permettermi, nella misura in cui ho un posizionamento che è già forte su quel business lì, provare invece ad aumentare quote di mercato, no? Cosa diversa è sicuramente la parte di small business o micro piuttosto che la parte di retail pura, però su alcune tipologie, io penso anche al mondo del corporate banking, ci sono diverse letture, diverse tipologie di approccio. Sì, assolutamente.
Allora, sul tema delle quote di mercato, un paio di osservazioni, una diciamo di fotografia oggi e una è una prospettica. La fotografia oggi mostra per esempio che se noi guardiamo i volumi che citava prima Ignazio di crescita del credito alle piccole imprese, prendiamo ad esempio un perimetro abbastanza rappresentativo del mondo fintech, che è il perimetro dei dati che vengono raccolti da Italia Fintech. Stiamo parlando di circa 1,3 miliardi di nuovi crediti alle piccole imprese nel 2020. Allora, 1,3 miliardi sugli stock complessivi di credito italiano alle piccole imprese non è neanche l'1%. Se però facciamo riferimento al fatto che questo è tutto nuovo credito e lo confrontiamo al nuovo credito alle piccole imprese del 2020, sei quasi al 10%. Questo vuol dire che una piccola impresa su 10, alla fine che ha ricevuto nuovo credito e che non ha semplicemente ottenuto un rinnovo di un fido esistente, se l'è fatto dare con l'intervento di un attore fintech. Questo per dare un'idea di una cosa che è piccolissima, in realtà forse non è più piccolissima, punto numero uno. L'altra cosa credo molto interessante è questa. Noi sappiamo che nell'ambito diciamo delle banche, chiamiamole così, incumbent, tradizionali, negli ultimi anni le quote di mercato si sono spostate soprattutto con l'effetto classico delle operazioni di M&A, no? In realtà PSD2 dà un'opportunità straordinaria di modificare in modo organico per le banche tradizionali, medie e grandi, le quote di mercato. Allora io credo che dobbiamo sviluppare al massimo il funzionamento dei meccanismi di PSI2, anche proprio per vedere una forte e significativa crescita di concorrenza a cui partecipano, no? Con anche approccio aggressivo alle stesse banche tradizionali. Quello sarà il momento forte e nuovo, e penso che sarà un momento importantissimo per, alla fine, per il sistema delle piccole imprese e per il sistema dei clienti bancari in Italia. Sì, sì. Sì, insomma, una diversa, l'hai detto già all'inizio, che diciamo così, l'utilizzo fatto qui da noi, l'esperienza italiana, non è, cioè, sei stato molto chiaro, hai detto la metà del sistema bancario non è compliant con la PSD2, insomma, hai detto molto chiaro, è quello, una volta tanto che c'è un elemento regolamentare che può introdurre appunto dei fattori di flessibilità nel sistema, e in realtà è un elemento regolamentare che in realtà è bloccato dagli operatori stessi. Controneo, lei che ha visibilità. Ma allora, secondo me il fenomeno è già successo, e come si diceva prima, citava Sella, è questione semplicemente di non può succedere in un anno, ma il trend è quello. Facciamo un esempio. La cosa più è una questione anche di maturità, no? La fintech più vecchia che abbiamo sono i pagamenti, no? Cioè il fintech è iniziato con i pagamenti. Se noi abbiamo provato a fare questo esercizio in Europa, molto complicato, perché ormai distinguere ciò che è fintech da ciò che non è fintech diventa sempre più complicato, no? Perché società che una volta erano già, cioè che esistevano già una volta, ora si cominciano a dire noi siamo anche fintech perché stiamo andando nella tecnologia, eccetera. Però noi avevamo preso tutti gli attacker, proprio quelli puri fintech nati, avevamo preso il revenue pool totale bancario, e avevamo diviso questi due numeri, e mentre negli altri business stavamo appunto ad un 1-2%, come citava Roberto, il payment stava già a un 15-20%. Quindi i payments sono iniziati prima, già hanno fatto una quota, che un 15-20% è la quota di una grossa banca italiana in un mercato come l'Italia, cioè proprio il primo player, ok? E se questo è successo lì, non c'è motivo perché non debba succedere negli altri posti, semplicemente quello è iniziato prima. Facciamo un esempio. L'SME banking, di cui molto si è parlato oggi, perché ci sono anche degli esponenti qui, ha un numero di fintech nel mondo che è meno della metà di quelle neobank, retail banking o cose di questo tipo, no? Sono specifiche SME. Però ha un tasso di crescita che è più del doppio, cioè l'equity che è andato nell'SME banking negli ultimi anni è cresciuto al 25%. Quindi quella erosione di quota che abbiamo visto prima, connettendo il puntino col miliardo che si diceva prima, che non è nel mare dei finanziamenti ancora una goccia, ma comunque è rilevante, non può che farci pensare che una volta che passo i numeri di anni della crescita esponenziale di cui si passava prima, questa erosione delle quote continui, come è successo già in maniera lampante sui pagamenti. Sì, ho capito.
Grazie. Dottoressa Losito, ha qualche elemento su questa, su questo tipo di considerazioni? Io, anche un po' l'esperienza dello scorso anno, credo che... Pronto? No, la sento. Pronto? Non la sentiamo. Adesso dovrebbe funzionare. È risparita. Ora sì. Ecco, perfetto. Sì. Dicevo, l'esperienza dell'anno scorso ci insegna quanto sia importante elaborare dei contenuti. Cioè, possiamo avere la migliore e più sofisticata piattaforma digitale, ma poi servono i contenuti. Lo scorso anno è stato in cui i clienti di tutte le dimensioni alla ricerca di visione, formazione, aggiornamenti. Noi abbiamo fatto il marzo dell'anno scorso un webinar con il gestore del nostro fondo PICTE Health, c'erano collegate più di 500 persone dall'Italia, quindi importantissima la piattaforma, ma è diventata soprattutto per aumentare la quota di mercato elaborare dei contenuti okay, innovativi, dei contenuti ristenuti in tempo reale, e in base a questo stanno facendo le loro scelte. Noi stiamo vedendo all'interno del settore. È sparita di nuovo la voce. Sì. Pronto? 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 Enrico, mi dai 5 minuti ancora, per cortesia, che voglio fare un riferimento sui pagamenti a Pietroselva. Certo. Sì, così. Sull'euro digitale. Beh, è un tema leggero. È appunto, da aperitivo, dai. No, allora... me lo dai, colgo solo l'opportunità per togliere qualche paura. Faccio questo parallelo. Negli anni '80 noi banche facevamo, era un momento simile, seppure non esponenziale, ma molto simile, facevamo solo certificati di deposito e prestiti, apertura di conto corrente e prestiti fino a 18 mesi, perché la norma il medio lungo lo riservava ad altri. Arriva il risparmio gestito, l'intermediazione finanziaria, poi regolata nel 91 la legge sulle SIM, c'è una paura perché i clienti comprano i BTP, comprano i fondi e non ho più la raccolta diretta, e mi disintermediano. E infatti qualche gruppo bancario entra nel risparmio gestito e fonda le banche, e fonda delle SGR o offre dei fondi. Qualcuno non lo fa. Come è andata 30 anni dopo? Quella parte, tanto l'intermediazione bancaria in senso stretto, la diretta rispetto a quella di allora è moltiplicata all'infinito, così come i prestiti. Quindi l'intermediazione bancaria di per sé si è moltiplicata. L'intermediazione finanziaria è diventata una delle fonti di business principali, assolve a bisogni del tutto diversi, quella paura lì non ce l'ha più nessuno, anzi se la citi ti dicono ma sarà mica vera sta storia, Pietro ce la racconti per prenderci per i fondelli. Invece no, le prime banche che hanno incominciato a proporre i fondi, ma anche solo i BTP ai clienti, hanno guadagnato clientela, e oggi tutte le startup di allora, le SIM, le SGR, è vero che è entrata la legge Draghi che ha spiazzato un po' di regole, però quante di loro sono è entrato tutto nel nostro confine ed è una delle principali fonti. Allora, quando parliamo di euro digitale, parliamo di forma digitale di moneta contante. Quindi la disintermediazione delle banche non avviene perché esiste il contante, non avverrà perché esiste l'euro digitale. Anzi, la tecnologia, la programmabilità dell'unità di valore e le tecnologie distribuite creano l'intermediazione diretta. Abbiamo intermediazione bancaria, intermediazione finanziaria e poi c'è l'intermediazione diretta, di cui i primi embrioni sono stati il P2P, il crowdfunding e molti elementi. Sono una minaccia, sono una disintermediazione, beh di fatto sì, se non ci entri, se non li adotti, e quindi è esattamente come allora, noi banche abbiamo lì la messa, perché abbiamo i nostri clienti che hanno bisogno di soluzioni nuove, c'è bisogno di moneta digitale programmabile, c'è bisogno di supportare lo sviluppo economico che il mondo tira, e stiamo a farci dei dubbi esistenziali se quello sia un problema oppure no.
L'unico problema è non farlo, perché essendo che questa volta è esponenziale, non lineare come per il risparmio gestito, chi lo fa prima prende lo spazio e non ce lo leva più. Quindi i 4-5 anni che sono prospettati per l'eventuale adozione dell'euro digitale con tutta una serie di sofisticazioni al contorno sono un grande pericolo per noi. Ma certamente la minaccia non c'è. Aumenta il mercato, aumenta i bisogni, non sostituisce gli altri. È chiaro che adesso gli use case che ci vengono in mente sull'euro digitale sono molto simili agli use case attuali, ma perché la fantasia è limitata, ma in realtà tutta l'intermediazione diretta va a assolvere a bisogni nuovi che oggi solo in parte prevediamo. E quindi in realtà io non vedo nessun pericolo. Credo che l'intermediazione bancaria crescerà, l'intermediazione finanziaria crescerà, il lavoro aggiuntivo, i ricavi aggiuntivi, la capacità di rispondere a servizi che le tecnologie esistenti non rispondono allo stesso modo aumentano. Quindi per me l'occasione di parlare dell'euro digitale è solo dire... prima arriva meglio è, perché se no è un tema di sovranità e di competitività. Sovranità per i nostri governi e banche centrali e competitività per noi operatori, che ci è stato limitato il tempo di sperimentazione in un campo in cui il mondo sta andando avanti. Tutto qua. Quindi questo è il mio messaggio sul tema dell'euro digitale. È una gigantesca opportunità, speriamo che si possa cogliere. Sì, non nei 5 anni, insomma. Va bene, sentite, io vi ringrazio molto per la vostra partecipazione, per gli argomenti che sono stati trattati e i vostri punti di vista. Enrico, chiudiamo qui la sessione. Chiudiamo qui, sì, grazie. Naturalmente mi associo ai tuoi ringraziamenti ai panelisti per le cose veramente di estremo interesse che hanno detto. Certo, questo ultimo punto in particolare, Angelo, io penso che potrà rappresentare un punto focale di un prossimo appuntamento. Siamo tutti con l'attenzione indirizzata verso quello che è lo sviluppo non solo delle valute digitali, ma anche questo potenziale di disintermediazione che potrebbe non essere quella minaccia globale che alcuni pensano, no? La minaccia non solamente per quanto riguarda il sistema bancario, ma addirittura in un certo modo di fare relazione diretta, qualcuno parla anche già di qualche pericolo per le stock exchange che un domani potrebbero essere direttamente minacciati da quello che sta succedendo adesso sotto il profilo, da quello che accadrà nei prossimi anni sotto il profilo dei nuovi attori, dei grandi attori tecnologici, ma anche le fintech di minore dimensione. Quindi questo potrebbe essere, ringrazio molto per questi spunti, perché potrebbe essere certamente un elemento da andare a riprendere anche abbastanza rapidamente, perché le cose oramai lo vediamo succedono a grandissima velocità. Quindi grazie Angelo Tantazzi per aver gestito questa tavola rotonda, grazie a tutti voi per aver partecipato, chi ci ha ascoltato, e noi diamo appuntamento per le 14 per la terza e ultima sessione, poi sarà seguita dalle conclusioni di Alessandra Perazzelli di Banca d'Italia. Grazie e a più tardi.